una sui passi luoghi ci porta oggi in Ampriani, un piccolo paese, una decina d'abitanti. Ma parla qui di spopolazioni all'interno e di una maniera di parlare con un giorno installato qui, agricoltori, Polandri Don Pietrini, che di noi aggiunta un meri qui in Ampriani. Ampriani conta 10 abitanti all'anno, ma il paese ha conosciuto peggio, conferma che più nemmo qualche anno fa. Polandri Don Pietrini face parte di una manata di paesani ad aver rifiatato lo. Polandri, saluta. Salute. Va bene in forma? Va bene tu. Siamo una decina di persone, si passa come in tutti i paesi, la vita appena come non, insomma, con tutto ciò che c'ho là. Una decina d'abitanti pari poco, ma per un paese come Ampriani è abbastanza. C'è stata una calata di popolazioni e c'è stata crescita per portare questa decina d'abitanti. Come ti va a far portare avanti qui in paese? Allora, è un piccolo paese, c'è una ventina di case, dunque 10 persone è già abbastanza bene. C'è un effetto di generazione, c'è in gente che i gaccari, i parenti soprattutto, ora ci sono chi voltano a stare in paese. E a comune ha avuto l'iniziativa di luogare qualche appartamento comunale giustamente a famiglie che si installano al paese all'annata. E c'è un aiuto fra gente, c'è un cubo, c'è un banattiro che passa, c'è Jean-Marie che colla con il suo camion, che ha tutto, per quelli che non fanno mica c'è tutto sopra piazza, dunque campiamo come nastro, è una maniera appena più, un'altra maniera di vivere la vita, ma con tutte le comunità che ci può essere anche in piedi. Di una maniera di campare, di stare in paese, tu perché hai fatto questa scelta qui, di installarti qui, di farci a metà di vita? Si sa, bon, hai un'attività agricola di non piedi, ne parleremo io, ma qui ci stai a metà di l'anno, perché questa scelta qui, di installarti qui e di far campare in paese e di portare a campare in paese? Per mantenere a lei con i nostri rai, che so che noi siamo e dando noi venimo. Il ritorno di abitanti in paese è accompagnato da municipalità. Parecchi casi sono stati arrivati da chi i paesani possono installarsi d'orna, semi qui davanti al prossimo cantiere a Merino. Qui la comune ha acquistato questa casa per rinnovarla e fare un appartamento per stare una nuova famiglia in paese. E di un scopo di un paese, di una squadra municipale. Dunque, abbiamo prima arrivato gli appartamenti che erano già comunali e ora abbiamo acquistato a casa per fare un in più. Ma per campare in paese c'è di no bisogno a stantarci gli urbani. Ampriani e a Pieve Azera hanno una forte tradizione agricola. Polandri ha scelto di venire a Zovacen. Allora, mi sono installato quest'anno per principiare un'attività per sfruttare il castagnetto e fare verina castagnina. A poco presto, per quest'anno, ha di rascato a poco presto un 100 di castagni. Che di rascato tutto, pulisci da reni, che di tutto un lavoro, ci pensiamo. Ci sono i castagni, questi erano già intrattenuti, dunque non mica gli stessi lavori, dopo ce ne sono né macchie né zebali, dunque ce li rimette tutti in valore. Allora, la tua attività in paese ma di qui, ma facci un'agricoltura un altro in piedi di qui? Io, allora, io di un pezzo di clementine in piedi di un moabu. Sono a poco presso a metà qua giù e a metà qua su. Quindi se i stagioni di due, i clementini e i castagni sono appena intricciati, e mi dico, non è mica troppo, perché sparto da tempo tra piadia e il paese. Io abbiamo una difficoltà, ma bon, permette di noi di avere a mani per rappare due attività, dunque faccio 6 km durante la stagione, ma è meglio, penso che sia meglio così. Infine c'è una dimensione di noi, bon, ti faccio lavorare, di un lavoro, d'accordo, ma di noi una maniera di intrattenere ma i circondi di un paese. Sì, è una maniera di rimettere in valore ciò che hanno lasciato i nostri vecchi e di noi di intrattenere i luoghi, anche pure preparare il vogo e tutto ciò che può accadere. Intrattena e fa campa torna si loghi così cari all'Ampriani con l'impegno di giovani e la volontà paesana a spopolazione all'interno pur in i piccoli paesi una fatalità.